E se Milano fosse New York? Beh, la colazione newyorkese ce l'abbiamo. Io ho la colazione numero uno in America. Il buon Five Guys l'abbiamo, quindi gli hamburger non sono un problema. Anche se non si vede benissimo a causa dei riflessi, la moda e il design lo abbiamo. Per completare il fatto che dobbiamo essere a New York, cosa facciamo? Una bella pepperoni pizza. Me l'avete segnalato voi, quindi sono venuto qui a provarla. Chissà se mi dà quelle vibe newyorkesi. Non lo so. Siamo appena usciti e vi posso dire fatta espressa, quindi non c'erano quelle già pronte, l'ha proprio infornata. Eravamo io e un altro ragazzo e ne ha prese 4-5 fette veramente belle. E guardate che figo il packaging, veramente super tematizzato, fatto benissimo. Tra l'altro, questa grafica, seppur minimal, mi piace tantissimo, è veramente bella. C'è carina l'idea del box, la personalizzazione molto, molto interessante. Devo dire che fa una gran figura. Tra l'altro si vede locale nuovissimo, appena aperto, veramente strutturato stile proprio industrial newyorkese, con le mattonelle rosse, il logo ovunque, i televisori per far vedere il menù, veramente tanta roba, mi è proprio piaciuto. Speriamo che sia buona la pizza, perché dentro veramente trasmette proprio ottimo ottimo feeling, cioè bello, carino, pulito, minimal. Non c'è posto per sedersi, però si può stare lì, appoggiarsi su una mensola e mangiare, quindi molto carino. Fanno anche il menù, c'hanno dei frittini, ma noi siamo venuti qui proprio per la pepperoni pizza. Stile newyorkese. L'andiamo ad aprire insieme e voilà. Beh, dai, non ha una bruttissima faccia. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fettine di salame piccante, di pepperoni. Carina anche il brand sotto della carta. La pizza non sembra essere così rigida, sembra essere un po' molla, c'è tantissima mozzarella, però sotto, dai, no, sotto è cotta bene, sotto è cotta bene. La dimensione, sì, è una dimensione che ci sta, è più grossa della mia mano, quindi devo dire una bella dimensione. Il salamino, beh, sembra essere il classico salamino industriale, nulla di clamoroso, però l'andiamo a provare. Va piegata, perché vi faccio vedere, guardate quanto olio sta colando, veramente unta. Il sotto mi sembra, dai, ben cotto, la mozzarella si tiene, non scivola. Aspettiamo che passi l'ambulanza. Ne odia un bel aspetto. È morbida, anche se sembra ben cotta, non è, non sembra essere croccante. Andiamo al morso. È super super formaggiosa, si sente tantissimo la mozzarella. Il salame piccante non è male, ma non è così piccante. Con la mozzarella si sente quel retrogusto di piccantezza, ma non ha quel boost. L'impasto mi piace, non ha quel nulla di clamoroso, avrei preferito un po' più croccante. È morbido. Il pomodoro sparisce, si sente tantissimo la mozzarella. La pizza è anche ben cotta, cioè l'avete visto, però è troppo morbida, non ha quella croccantezza. È veramente questo salamino, allora si sente perché viene tagliato col giusto spessore, si sente sotto ai denti, si sente dopo, arriva la piccantezza, ma è molto molto soft, veramente scompare, è un filo troppo olioso, quindi si sente l'olio rilasciato dal, penso al salame, non so se aggiungo un olio piccante. Il bordo scrocchia, ma solo nella parte finale. È un peccato. La mozzarella è tanto, tanto, tanto. Cioè, anche così, se faccio vedere, non si vede il pomodoro, ma si vede soltanto la mozzarella e i peperoni. Mi sarebbe piaciuto un filo più di pomodoro, un po' più acido, che smorza il dolce della mozzarella. Perché il piccante arriva in fondo, ma comunque non ce la fa. Se tutta la pizza sotto fosse stata croccante come il bordo, sarebbe stata perfetta. Guardate, sentite il crunchy. Questi sempre. Carino anche il tovagliolo brandizzato. Peccato, perché l'idea è geniale, stanno in una posizione strategica, attaccato ovviamente a 2 minuti dall'Università Cattolica. Troppa mozzarella, un po' di meno e un filo più di pomodoro. Un'idea di tanto. E un filo più di cottura, che sotto ti dà quella sbruciacchiatura che la rende croccante, fiabile, un po' troppo, non gommosa, ma morbida.
è un filo elastica. E l'ultimo peccato è che rimane questa oleosità, guardate, non solo sul fondo della scatola, ma anche al morso, che insieme alla mozzarella non tiene proprio, non ti invita al morso successivo. Peccato, perché con un pelo più di salamino sarebbe veramente spettacolare. Darebbe quel boost. E vabbè, però dai, cioè, siamo positivi, ha appena aperto. Secondo me ci sono ampi margini di miglioramento, che la posizione gli consente di fare la qualunque, a due passi dalla Cattolica. Dove lo trovate un posto così? L'idea è carina, l'idea anche di averla fatta sul momento, il packaging, il locale è veramente bello, la simpatia dei proprietari, top, la gentilezza, cioè si vede che si stanno lanciando, ma basta veramente due dettagli per migliorarlo. Un filo di meno mozzarella, un pomodoro un po' più acido, un filo meno di quell'olietto, di trovare un sistema per farla scolare leggermente, perché sennò in bocca fa troppo effetto mozzarella, bello steato, avvolta nell'olio, fa un po' effetto scivolosità. Ma però si può fare, veramente. Forse l'unico neo è il prezzo, 4 euro per una slice sono veramente tanti. Capisco i materiali, capisco la posizione, ma io l'ho fatto a 3 euro. A 3 euro la vendi, è il prezzo che spacca il mercato visto anche la posizione. E avete anche la possibilità di fare menù con la bibita, le patatine, e addirittura anche dei frittini tipo le mozzarella stick, i jalapeno popper, quelli, i peperoncini pieni di formaggio, cioè delle belle chicchette. Comunque, cioè, non è male, io mi sento di promuovere, manca quel piccolo step per rendere davvero pazzesca. Io direi che torniamo a provarla più avanti, perché sai, appena aperti ci stanno, magari più avanti miglioreranno, perché hanno tutte le possibilità per farlo e per renderla un po' più iconica. È passato un po' di tempo da quando ho mangiato la pizza e vi posso dire che non ha lievitato nello stomaco, quindi per il momento sta andando giù bene, anzi forse una fetta è fin troppo poca, il che è un bene perché avvalora la tesi dell'impasto, che non è affatto male, è molto digeribile. Mi è rimasta ancora un po' di oleosità nella bocca, cosa che questo qui fa un po' storcere il naso, però veramente il vero peccato è la mancanza del crunchy sotto, se no veramente la promuovevo. Manca poco così, dai ragazzi, impegnatevi per spaccare.